Formalex Legal Tour 2007 in Europa. Oggi ci troviamo a Berlino e stiamo per andare a fare un giro nei meandri del Palazzo di Giustizia di Berlino, la città così travagliata dalle guerre civili che ha portato poi all'instaurazione del confine tra la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, e che oggi ha, grazie a un sistema politico più evoluto e molto più giuridicamente approvato dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, ha avuto la possibilità di crearsi una unione che fino a qualche tempo fa, come tutti sanno, non c'era. Ma andiamo a vedere più da vicino la città di Berlino, il Palazzo di Giustizia di Berlino, e andiamo a vedere chi riusciamo a trovare nell'ambito del sistema giustizia tedesco. Questa è la piazza del Museo Egiziano, museo che ospita tantissime belle sculture ed opere d'arte riguardante l'antica civiltà egizia. E questa è una chiesa delle più importanti tra quelle di Berlino, veramente un monumento imponente. Ed eccoci qui a Grünerstrasse, Berlino. Questa è una delle piazze più importanti della città di Berlino. Girate a sinistra, poi girate a destra più avanti. Ed eccoci arrivati qui alla sede del Tribunale di Berlino e in particolare alla House of the Lawyers Community, quindi la casa degli avvocati, l'ordine degli avvocati. Andiamo a fare un giro dentro. Come si può notare, qui in questa sede dell'Ordine degli Avvocati di Berlino ci sono diversi coupon riguardanti la professione forense, che però purtroppo sono in lingua tedesca e che quindi non sono facilmente comprensibili, ma un addetto sta provvedendo a farci avere del materiale in lingua inglese così da poterlo interpretare. Buongiorno, benvenuti ancora da formalex.it. Ci troviamo oggi al Rechtsanwaltsverwaltung, che è il Consiglio Nazionale Forense tedesco. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Your name is? My name is Annabelle von Praschen. Allora, Annabelle von Praschen, and are you a member of the German Federal Bar? Yes, I'm a lawyer working for the German Federal Bar. Okay, she's a lawyer, è un avvocato della German Federal Bar. What about juridical education? In Germany, to become a lawyer, you have to go through university training and afterwards through practical training. First of all, you have university training, which normally takes 4 years. And dice che normalmente l'università dura 4 anni qui in Germania. And so? And after you have passed all your university classes, there is a state exam, which is organized by the different states in Germany. Mm-hmm. And which c'è un esame di stato dopo i 4 anni di università, which consists of a written part and an oral examination. E dice che c'è una parte scritta e una parte orale, quindi così come avviene in Italia. And what about the written exams? Which time of exams for the written exam? Cioè, quali sono le prove che bisogna sostenere per l'esame scritto? The written exams comprise public law, civil law and criminal law. Quindi diritto privato, diritto pubblico e diritto penale, criminal law. And one written exam lasts 5 hours, so you have 5 hours. Quindi un esame scritto dura 5 ore. And about oral exam? The oral examination takes place in one day and is also about public, criminal and civil law, and also one special subject that the student can choose himself. Quindi gli studenti possono scegliere una particolare materia, quindi la materia in cui decideranno di specializzarsi. E invece, instead, what can you tell me about the practical training after you make this exam? Is it necessary or a period of practical training? Cioè, le sto chiedendo se è necessario un periodo di pratica andato dopo la laurea e dopo questo esame di Stato. Yes, before you are able to work as a lawyer or a judge or public prosecutor, you have to go through practical training. Quindi prima di diventare un avvocato, un giudice o un operatore del diritto, devi fare un periodo di pratica. And this lasts 2 years. 2 years, che dura altri 2 anni.
And during this time you work for different institutions, for example, for a judge, for a public prosecutor or for a lawyer. Quindi poi lavori per diverse istituzioni, per un giudice o per un avvocato, a seconda di quello che tu voglia diventare. And after the period of practical training, is there any other exam? Cioè, le ho chiesto se dopo questo periodo ci sono altri esami da sostenere. Yes, after you've passed your after the period of practical training, you have to pass another state exam. Yes, un altro esame di stato dopo questo periodo di pratica, quindi two exams. Two exams. Due esami di stato qui in Germania. And so we spoke about the period of practice and the state exams. You told me that there are two state exams here in Berlin, in Germany. And how many lawyers are there in Germany now? We have over 140,000, 143,000 to be precise. Quindi le ho chiesto quanti avvocati ci sono in Germania e mi ha detto che ci sono più di 140.000 avvocati, precisamente 143.000. E il che rispetto all'Italia è differente perché in Italia abbiamo circa 200.000. In Italy I was saying that we are 200,000. So you are less than Italy, even though the land is greater. Anche se il territorio è più grande, loro però hanno un numero minore di avvocati. And what about the continual training? Continuing training here. Gli sto chiedendo che se in Germania hanno un periodo di formazione continua, così come avviene in Italia. Continuing training in Germany is compulsory for lawyers. È obbligatorio per gli avvocati. And it has been introduced by law in 1994. È stato introdotto nel 1994. And before, was it compulsory before or was it practice to have a continuing training? Yes, it was considered as compulsory. For a lawyer, as his basic duty also to continue his training. Quindi le ho chiesto se la formazione obbligatoria e la formazione continua fosse obbligatoria prima e mi ha detto che però era un uso, una pratica. But it became compulsory in 1994. Mm-hmm. Quindi è diventata obbligatoria since 1994, dal 1994. So what is going to happen now in Italy? You have since 1994, since 13 years. Quindi da 13 anni loro hanno la formazione obbligatoria continua. And is there a sanction if you don't make continuing practicing? Cioè le sto chiedendo se ci sono delle sanzioni se non si fa il periodo di formazione continua. No, in Germany it's not sanctioned. No, but it's a practice that lawyers make. It is, and the lawyers yes. Do take their duty as a very important part of their okay. work. Quindi gli avvocati tedeschi capiscono che effettivamente è molto importante il periodo di pratica, and so they go by their own to the continual training. Exactly. Cioè vanno a fare formazione continua di loro spontanea volontà. And how many hours per month a lawyer, according to you, makes continuing practice? According to our statistics, lawyers normally educate themselves or go through training around 3 hours a week. Ah, quindi qui gli avvocati si occupano di formazione e dedicano molto tempo alla formazione circa 2 o 3 ore alla settimana. So 2 or 3 hours per week. It's a long time. It's good. Yeah. And is it a continuing training for specializations? Do you think they train about specialization, about their specialization? Cioè se si formano su delle materie specifiche di loro specializzazione. The possibility to train for a special subject, and if you go through certain courses and have the practical work, you can be certified as a specialized lawyer in a special field of law. Quindi puoi anche decidere di fare specializzazione su particolari campi in cui tu operi. And okay, do you think that continuing training improves the quality of lawyers? Yes. Yes. Of course. Very, very much so. It's important for the lawyer to be up to date with all the things that are going on, the different verdicts of the highest court. Hey. And it's important for the client. Ah, è molto importante per i clienti. So you say that it's important for the lawyers and for the clients, just for them because it's impossible doing troubles. <It's>, yeah, quindi è più improbabile che gli avvocati facciano cosiddetto danno nei confronti del cliente, arrechino danno al proprio cliente, perché qui in Germania c'è una pratica consuetudinaria, quindi di occuparsi di formazione continua. And so thank you very much for your attention you. And for your time. I hope we will meet sooner. Ho detto che la ringrazio per la sua attenzione.
attenzione, spero che ci incontreremo presto, and so see you next time, impossible in Italy. Wonderful. Okay? Bye-bye. Thank you very much. Bye. Un saluto da Alessandro Granieri Galilei e da Annabel von Preschen, membro del Consiglio Nazionale Forense Tedesco con sede in Berlino, che si chiama German Federal Bar. Thank you very much.